Dopo Andrea Murgia di Autodeterminazione e Massimo Zedda del centro-sinistra, oggi è toccato a Cristian Solinas, candidato per il centro-destra alla carica di governatore della Sardegna, presentare a nuovi candidati delle 11 liste che lo sostengono: PISDAZ, Forza Italia, Lega, UDC, Riformatori, Fratelli d'Italia, UDS, Forza Paris, Sardegna Civica, Energie per l'Italia e Sardegna 2020. A un'estrazione che di fatto lancia ufficialmente la campagna elettorale del centrodestra nel Nurese, è stata ospitata nell'ex ME, insieme a Solinas, che intende riportare il centrodestra a Villa Devoto, non solo i candidati ma tanti esponenti politici e amministratori locali delle formazioni di centrodestra. Una campagna elettorale difficile, con una sfida che vede i tre candidati in pole position, con percentuali molto simili e sulla quale la rivolta del mondo delle campagne potrebbe incidere. Intanto il Movimento 5 Stelle, per appoggiare la campagna elettorale di Francesco De Zogus, continua a schierare i big nazionali e i membri del governo pentaleghista. Oggi è iniziato il suo tour di 2 giorni nell'isola, Giulia Grillo, ministro della Salute, che ha subito lanciato alcuni siluri sulla gestione della sanità da parte del centro-sinistra, uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle in questa campagna elettorale. Secondo la ministra Grillo, in Sardegna si spende troppo e male. Quasi 4 miliardi di euro per 1,6 milioni di abitanti sono troppi. Bisogna quindi capire gli errori fatti a livello di programmazione e gestione che hanno portato a non avere risultati in termini di salute, ha detto l'esponente del governo, che ha fatto riferimento anche alla questione dei 5 punti nascita substandard. Lunedì intanto è atteso a Cagliari il premier Conte per una visita istituzionale, ma che si inquadra nella strategia del Movimento 5 Stelle di sostenere il proprio candidato alla guida della regione.